Tutto è pronto per la 65esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Venezia è in asti di partenza, ai remi a sfidare ancora una volta i padroni di casa di Genova, Pisa e Amalfi. Domenica alle 12:30 il via alla gara sportiva, preceduto, come di consueto, sabato dal tradizionale, suggestivo e folcloristico corteo storico, con ben 300 figuranti che sfileranno lungo le strade di Genova. È un'edizione sicuramente particolare, se non quasi anomala, perché anziché godere delle calde temperature di inizio estate tra maggio e giugno, andremo a combattere contro le rigide temperature di dicembre, anzi proprio alla vigilia di Natale. Quindi una regata che magari verrà ricordata come la regata delle antiche repubbliche marinare di Natale. Il delegato del sindaco Giovanni Giusto ha ottime sensazioni, ma mai, come quest'anno, la vera vittoria è già quella di esserci, segnale di ripartenza. Abbiamo le carte per giocarci comunque quello che è il mantenimento del trofeo, visto che l'ultima edizione disputata è stata nel 2019 in casa, cioè a Venezia. Venezia ha trionfato. Ringrazio fin da adesso comunque i nostri atleti che porteranno la nostra bandiera a sventolare a Genova. Ringrazio lo staff tecnico, ringrazio gli allenatori. Per la prima volta quest'anno non ci sarà una diretta sulle reti nazionali, ma Speriamo sia soltanto un episodio, anzi ne siamo certi sicuramente. La frase di rito è naturalmente vinca il migliore, però lasciatemelo dire, forza Venezia, forza Leoni.